arrivato ieri in tarda serata l'ok del Consiglio dei Ministri al decreto dignità. Ne parleremo tra pochissimo con il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, nonché Vice Premier Luigi Di Maio. Buongiorno, ben arrivato nei nostri studi, ma naturalmente sul piatto ci sono tanti altri temi. Quello dei migranti rimane ancora in primo piano. Ieri c'è stato un altro naufragio al largo della Libia, parleremo di ciò che sta succedendo in Germania e poi ieri il Palio di Siena per la prima volta. Con il cambio della guardia, Matteo Salvini si trovava proprio lì. Allora ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Buongiorno Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e Vice Premier. Soddisfatto del lavoro fatto sul decreto di dignità? Glielo chiedo perché insomma, nel corso di questi giorni si è visto progressivamente un po' svuotato, no? Prima i riders, che sono di fatto, poi si sta facendo un tavolo a parte, poi ci dirà come va, ma anche per esempio il pacchetto fiscale un po' alleggerito. Ma in realtà ci sono state tante leggende metropolitane intorno a questo decreto dignità. Io sono molto contento che il primo atto da Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e il primo atto economico di questo governo riguardi il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo. In Italia, da quando questo decreto entrerà in vigore, quindi dopo la firma del Presidente della Repubblica, non si potrà più fare pubblicità del gioco d'azzardo. I contratti in essere in un anno devono chiudersi. Secondo, tutte le aziende che vengono in Italia, prendono soldi dallo Stato e poi se ne vogliono andare in altri paesi dell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, ci dovranno ridare i soldi con una sanzione pecuniaria che è pari a 4 volte i soldi che hanno avuto. La precarietà, abbiamo limitato l'abuso dei contratti a tempo determinato e aumentato le penali per i licenziamenti facili. Finalmente i ragazzi potranno avere un lavoro un po' più tranquillo. C'è ancora molto da fare su questo, non basta quello che ho fatto nel decreto dignità. E in ultimo, ma non ultimo, le imprese. I professionisti non avranno più lo split payment, che è una di quelle tante parole inglesi che fregano poi le persone. Perché che cosa non vuol dire split payment? Beh, in sostanza ai professionisti era negata la possibilità di incassare tutto quello che gli veniva pagato in IVA, perché andava direttamente allo Stato. Questo è anche un concetto giusto, ma in un momento in cui i professionisti non hanno liquidità, gli toglievi altra liquidità per poter gestire la cassa della propria professione. E inoltre una tregua per lo spesometro, non più una serie di comunicazioni ogni 3 mesi, quindi schiavi della burocrazia, imprese e professionisti, ma una comunicazione al 31 dicembre e dal 1 gennaio scompare lo spesometro. E abbiamo disattivato il redditometro. Tutti questi strumenti, redditometro, spesometro, split payment, erano stati creati per combattere gli evasori. E io sono d'accordo a combattere l'evasione. Il problema è che si stavano combattendo quelli che le tasse le pagavano sempre. Cioè, in sostanza avete alleggerito i controlli fiscali? Beh, sicuramente abbiamo semplificato i controlli fiscali. Poi dal 1 gennaio noi introduciamo la fatturazione elettronica. Da quel momento tutta questa autocertificazione non ce ne sarà più bisogno. L'unica cosa che dovremo fare come Stato, incrociamo le banche dati della pubblica amministrazione e incrociando i dati troviamo i furbi, ma almeno lasciamo in pace gli onesti di lavorare, di creare valore, di creare lavoro. È un decreto che ridà dignità a tanti ambiti di questo paese, c'è tanto da fare, però posso dire una cosa: quello che avevamo detto su questi ambiti l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto subito con un decreto, così che non ci sia bisogno di aspettare i tempi parlamentari. Senta, sulla stretta dei contratti a termine questa mattina insomma arrivano un po' di voci critiche, mi riferisco soprattutto a Confindustria, no? Da una parte ci sono 2 interviste, Confindustria Lombardia, Confindustria Veneto. Dal Veneto dicono è un impianto di norme che di fatto rallenta dei cavalli in corsa, e dalla Lombardia dicono i contratti a termine di fatto in qualche modo non incideranno poi sull'occupazione. Io dico semplicemente una cosa: chi in questo momento non sta abusando di questi contratti, non sta sfruttando i nostri ragazzi, non ha nulla da temere su questa normativa, perché questa è una normativa che abbiamo costruito per evitare che a un giovane in questo paese per anni lo si tenga sempre sulla graticola, sempre in tensione con contratti a pochi mesi che gli vengono prorogati, rinnovati continuamente, poi sospesi, poi si attiva il contratto di somministrazione. È una tragedia sociale quello che stanno vivendo tanti giovani in Italia. Chi non pratica questi abusi
non ha niente di cui temere. Quindi io posso anche accettare le critiche, ce ne saranno tante, figuriamoci, mi sono messo contro tutti i concessionari del gioco d'azzardo del mondo che venivano a fare gli investimenti in pubblicità qui. Non la preoccupa. Però non mi preoccupa, perché ci sono tanti problemi in Italia che erano stati ignorati fino al 4 marzo. Gli italiani il 4 marzo ci hanno dato un segnale. Ci hanno detto, per esempio, di smantellare il Jobs Act, e lo abbiamo fatto, lo abbiamo licenziato ieri con questo decreto. Ci hanno detto: aiutate i nostri padri e le nostre madri a non cadere nel vortice del gioco d'azzardo, perché più sono poveri, più si lasciano trascinare al gioco d'azzardo. E allora togliamo la pubblicità. E finalmente, lo dico senza polemica, tanti personaggi famosi magari non si presteranno più alla pubblicità del gioco d'azzardo, perché quando io vedo il mio idolo che gioca d'azzardo mi viene la voglia di giocarci, perché la vedo come una cosa innocua. Ma oggi ormai sia le sale slot che il poker online sono diventati un tunnel in cui entra la gente e non esce più. Quindi sono degli interventi sociali su delle emergenze sociali che andavano affrontate il prima possibile. Secondo lei non si salva nulla del Jobs Act? Ma io penso che il Jobs Act è diventato il sinonimo di iperprecarietà, e tanti cittadini hanno individuato in quella legge le ragioni della loro precarietà. Secondo me ce ne sono tante di ragioni per cui oggi c'è un lavoro iperprecario. Cominciamo a limitarlo con questi interventi, ma teniamo anche presente, per quanto riguarda il tema del Jobs Act, che il 4 marzo gli italiani mi hanno detto, come ministro del lavoro, vai oltre, perché quello che è stato fatto in questi anni ha aumentato il record di contratti a termine. Ieri io sono stato un ministro del lavoro che per la prima volta non ha gioito dei dati sull'occupazione, perché abbiamo avuto troppi ministri del lavoro che dicevano che bello, abbiamo segnato il nuovo record di occupazione in Italia. I cittadini dicevano: ma dove sta questa occupazione? Se sono contratti a un giorno, a due giorni. Ed era questo quello che non funzionava, continuare a celebrare dati che invece sono il record dell'incertezza. Poi dicono: siamo l'ultimo paese per crescita demografica in Europa. Grazie. Se non abbiamo una prospettiva neanche a un mese, come facciamo a farci una famiglia e dei figli? Io vorrei cercare di creare un'occupazione di qualità. E dove non si riesce ad ottenere, sblocchiamo gli investimenti pubblici, aiutiamo le imprese eliminando la burocrazia, come abbiamo iniziato a fare nel decreto dignità, e riduciamo il costo del lavoro, che è un impegno che prendo con le imprese, perché la precarietà si riduce anche abbassando il costo del lavoro, che non significa il salario dei cittadini, ma quello che tutto costa quello l'impresa. Che è il cuneo fiscale che pesa sulle imprese quando assumono una persona. Poi ci dirà come intende abbassare il costo del lavoro, almeno qual ci è stiamo il suo lavorando progetto. Nella legge di bilancio individueremo le coperture per riuscire a fare un abbassamento del costo del lavoro selettivo, che significa abbassare il costo del lavoro su tutte quelle professioni che in questo momento hanno un margine di crescita e quindi le incentiviamo. Un tipo di impresa, un tipo di investimento. Poi ovviamente le dico questo, io ho preso un altro impegno con i cittadini italiani, di mettermi subito al lavoro sul taglio delle pensioni d'oro. Quindi questa settimana, massimo la prossima, tagliamo i vitalizi alla Camera dei Deputati. Io incardino alla Camera dei Deputati o al Senato la legge sulle pensioni d'oro e spero di approvarla prima dell'estate. Avevo detto che avrei fatto il decreto dignità, l'ho fatto. Adesso le pensioni d'oro. Senta, a proposito dei contratti a termine, per questa mattina si legge sui giornali che insomma non siamo in realtà campioni, no? Perché i contratti a termine rappresentano l'11,4%, ce ne sono molti di più in altre parti d'Europa, penso alla Polonia, penso alla Spagna, e che forse il problema era insistere sulla formazione dei lavoratori per convincere, diciamo, all'assunzione a tempo indeterminato. Ma pensate di provare a intervenire una cosa, da guardi, punto l'impianto di vista? Che abbiamo creato lascia una massima libertà di poter fare il primo contratto a tempo determinato senza neanche le causali. Dopodiché, quando si comincia a rinnovare troppo questi contratti a tempo determinato e quindi a un certo punto ad abusarne, il nostro incentivo è di andare verso l'indeterminato con una serie di parametri che ora non sto a spiegare, che abbiamo messo nella normativa. Quello che vogliamo fare è cercare di dare una prospettiva, dopo anche 24 mesi, 2 anni di contratto a tempo determinato, dare una prospettiva e una speranza a giovani e meno giovani di poter ambire ad un contratto a tempo indeterminato. Se ci sono dei licenziamenti facili nel contratto a tempo indeterminato, cioè senza giustificazione, noi abbiamo portato le penalità
a 36 mesi di mensilità. C'è chi si preoccupa rispetto alla possibilità di ingolfare troppo l'attività dei tribunali e di aumentare il contenzioso da questo punto di vista, contenzioso lavoro. Se il tema e il pericolo è il contenzioso, allora io sono tranquillo perché il ministro Bonafede ha pronto un piano per rafforzare i tribunali, perché se il problema è far rivalere i diritti dei lavoratori ma anche degli imprenditori su tanti fronti, vabbè, tutto di là non da è venire, che però aboliamo i diritti, potenziamo i tribunali. Senta, che le volevo chiedere, aspetti un attimo, la preoccupano i dati dell'Istat, me l'ha detto, quelli che sono usciti ieri? Beh, quelli di ieri ci dicono che noi abbiamo segnato il record della storia della Repubblica sul precariato. Per fortuna abbiamo voltato pagina cominciando a rivedere una serie di norme che permettevano l'abuso del contratto a tempo determinato e quindi di troppa precarietà. La reintroduzione dell'articolo 18 è un obiettivo ancora? Guardi, noi stiamo cercando di combattere la precarietà su tutti i fronti. Questo intervento del decreto dignità, secondo me, dobbiamo vederne gli effetti perché già comincerà a calmierare molto. Poi è chiaro che l'altro grande fronte su cui dobbiamo lavorare oggi sono tutte le persone che stanno perdendo il lavoro e hanno bisogno di essere reinseriti. Io questa settimana le do una notizia, riunirò nella fine della settimana tutti gli assessori al lavoro delle regioni d'Italia perché dobbiamo rimettere a posto i centri per l'impiego che sono diventati un'umiliazione per chi cerca lavoro e invece devono essere un'opportunità per chi cerca lavoro. Il reddito di cittadinanza quando si farà? Ma io spero di portarlo nella legge di bilancio di quest'anno, si deve fare subito, io ho avviato una cabina di regia col Presidente del Consiglio Conte e con gli altri ministri competenti, perché ci dobbiamo mettere al lavoro, in quanto il reddito di cittadinanza è lo strumento che ci consente a chi perde lavoro di qualificarlo, formarlo e reinserirlo lavorativamente. Per sfamare i suoi figli mentre si forma prende un reddito, ma poi deve accettare 3 proposte di lavoro, altrimenti li perde il reddito. Prima lei ha citato i riders. Il tema dei ragazzi che portano il cibo a domicilio con le biciclette, lavorando per queste piattaforme digitali, non è nel decreto perché li ho messi intorno a un tavolo ieri con le piattaforme digitali, quindi con le aziende delle piattaforme digitali, e gli ho detto, prima di fare una legge, preferisco che insieme vi mettiate intorno a questo tavolo e si trovi una soluzione. E loro hanno detto che vogliono trovare una soluzione facendo il primo contratto collettivo nazionale dei riders d'Europa. E ci stiamo lavorando al Ministero del Lavoro e spero entro i prossimi 2 mesi di riuscire ad ottenerlo. Sarebbe una rivoluzione perché dobbiamo cominciare a dire che non è che si può venire in Italia e sfruttare i nostri ragazzi come ci pare. La verità è che chi lavora deve avere un minimo di tutele, sia salariali, sia assicurative, sia pensionistiche. Altrimenti non è un lavoratore, è uno sfruttato. Lei ha detto reddito di cittadinanza entro il 2018, almeno parlarne nella legge di bilancio, però il ministro Tria è stato molto prudente sui conti pubblici e ha detto che per il 2018 i giochi sono praticamente fatti. Il dovere di un ministro dell'economia è essere sempre prudente ed è anche per questo che nella fase di formazione del governo abbiamo individuato Giovanni Tria come ministro dell'economia, perché è una di quelle persone che è in grado di tenere i conti di questo paese in ordine. Ma le coperture del reddito di cittadinanza, come sa anche il Ministro dell'Economia e come sanno il Governo, sono state individuate anni fa. Noi le abbiamo nella proposta di legge, adesso si tratta di fare il percorso per farla approdare nella legge di bilancio. E non è una polemica con Giovanni Tria. Beh, ve le ho citate per anni, sono 25 voci di spesa che intervengono sulla spending review, intervengono su quelle che sono i concessionari autostradali in Italia, la tassazione su alcuni ambiti che in Europa ci vedono più bassi di tutta Europa, come il gioco d'azzardo e tanti altri punti. Beh, mi pare che abbiamo dimostrato che alcune cose che non si potevano fare si possono fare. Immaginiamo tutte quelle aziende che se ne sono andate in questi anni dall'Italia, hanno lasciato tanti lavoratori in mezzo a una strada. Adesso non potranno più farlo, ci dovranno ridare i soldi con gli interessi, quindi ci penseranno 7-8 volte. Senta, e sui voucher che farete? Perché oggi c'è un'intervista al ministro Centinaio che dice in vista della vendemmia bisogna reintrodurli. Il tema dei voucher, noi lo ricorderemo, è stato uno strumento di cui si è abusato tra il 2015 e il 2016 all'inverosimile. Cioè, si segnavano record di utilizzo dei voucher che erano veramente indegni. Però il voucher era nato per alcuni lavori, immagino i lavori domestici, i lavori colf, badanti e in alcuni casi nell'agricoltura.
Se il tema è questo, se ne può discutere. Se invece si vuole reintrodurre i voucher come avevano fatto Renzi e i suoi amici, allora no, perché lì si pagavano pure gli ingegneri, gli avvocati con i voucher. A un certo punto il voucher era diventato un contratto in cui in una giornata tu lavoravi e poi sparivi dal mondo del lavoro. E anche quello aveva contribuito a far impennare i livelli di occupazione in Italia, perché un'ora di lavoro a settimana veniva conteggiata come una settimana di lavoro nel conto dell'Istat, ma non per fare polemica con l'Istat, era il modo con cui si faceva questo conto. Senta, lei ha detto che non la preoccupa nessun tipo di considerazione su questo decreto, sull'operazione che sta portando avanti. I dubbi della Lega la preoccupano, e a proposito, ieri Salvini non c'era nel Consiglio dei Ministri. Come sì, mi pare che fosse a Siena, ma noi abbiamo approvato anche un suo decreto ieri, quindi non credo che fosse per protesta. No, io non ho ricevuto alcun tipo di né segnalazione né perplessità. Sì, c'era un'agenzia ieri sera, insomma, il giudizio sul decreto, diciamo tutto sommato buono, qualche preoccupazione sugli interventi sul precariato, evidentemente in linea con le preoccupazioni confluite. Ma io credo che questo governo sia compatto sull'idea che in Italia c'è troppo precariato, a tal punto che l'incertezza lavorativa ha portato ad un consumo di antidepressivi che ci vede tra i primi in Europa, e non sto esagerando, c'è un'emergenza sociale sull'incertezza lavorativa dei giovani e dei meno giovani, dovuta a tante questioni. Ci metteremo al lavoro su tanti fronti, ma per ora iniziamo a dare una stretta a tutto questo mondo dell'abuso del tempo determinato, e soprattutto facciamo un intervento di civiltà che doveva fare il PD e invece ha fatto esattamente il contrario. Cioè, qui si tratta di tutela delle fasce più deboli. Quelli che hanno detto che erano di sinistra in tutti questi anni ci hanno massacrato i diritti sociali. Noi non stiamo facendo un'operazione di sinistra o di destra, stiamo facendo un'operazione di buonsenso, riportare un po' di diritti sociali in Europa. E invece, dicono che questa sia un'operazione per, come dire, riconquistare un po' di consenso a sinistra. Ma no, guardi, qui non si tratta più di sinistra o di destra. Questo governo sta lavorando su tanti fronti, e quando andiamo in aula l'opposizione di destra dice che siamo di sinistra. Giorgia Meloni ha parlato di un provvedimento marxista. Dicono che siamo di destra. Sì, ma è normale, come probabilmente quelli del PD e quelli di sinistra diranno che invece è un provvedimento troppo di destra, perché interviene sburocratizzando, togliendo degli interventi fiscali per le imprese. È una vecchia storia. La verità è che si continua a leggere il presente con le chiavi e gli occhiali del Novecento, e questo non funziona nel 2018. Lei l'ha sentito ieri Matteo Salvini? No, non abbiamo avuto modo di sentirlo. Allora, le faccio vedere una cosa con Enzo Miglino. Buongiorno. Buongiorno a te Monica, buongiorno al ministro Luigi Di Maio. Sì, vediamo cosa dice, vediamo qual è il pensiero di un altro uomo forte di questo governo, un uomo venuto dal nord che oggi ora abbraccia il sud, che sui temi a lui cari non le manda certamente a dire la clip 1 subito dopo la sigla di Agora Estate. Dove c'è un sindaco della Lega non arriva un clandestino. Nel nome dell'Islam troppi ritengono il resto del mondo infedele da sottomettere. Perché c'è gente che ci sta mangiando negli alberghi, negli ostelli, nelle cooperative. A Pisa protestano perché l'hotel con piscina non ha il wifi. Quelli che non scappano dalla guerra vanno rispediti a casa loro a calci nel sedere. Non vedo donne e bambini in fuga dalla Siria. Vedo tanti ventenni e trentenni belli robusti. Hanno vinto col governo Salvini un biglietto di sola andata per tornare da dove sono venuti. Prima gli italiani, poi il resto del mondo. La volete togliere la scorta a Saviano? Saranno le istituzioni competenti a valutare se corre qualche rischio, anche perché mi sembra che passi molto tempo all'estero. Quindi oggi c'è la terza nave di una ONG straniera con bandiera straniera, equipaggio straniero e finanziatori stranieri, che prenderà la via di un paese diverso dall'Italia. Sto facendo preparare al Ministero degli Interni un dossier sulla situazione Rom in Italia. Vedremo di capire come si può intervenire rifacendo quello che all'epoca venne chiamato censimento, apriti cielo. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie. Allora, nel frattempo arrivano le prime reazioni, le diamo in diretta. Marco Carrara, buongiorno, c'è un tweet. Buongiorno Monica, c'è un tweet di Carlo Calenda.
C'è un tweet di Carlo Calenda di qualche minuto fa. Carlo Calenda scrive: il decreto dignità avrà due effetti, diminuire l'occupazione ovunque e gli investimenti al sud e le reindustrializzazioni, è politica degli slogan, non il governo della realtà. E conclude: sta al lavoro crescita come fermare una nave ONG, sta alla gestione dell'immigrazione. Pessimo debutto. Queste le parole di Carlo Calenda. Vuole replicare? No, perché il 4 marzo hanno già risposto gli italiani a queste persone e adesso ci devono dare non solo il diritto, perché ce l'hanno dato gli italiani, ma queste persone devono avere anche la pazienza di vederci governare. Io credo che in un mese abbiamo fatto tante cose che proprio questi qua ci dicevano che non si potessero fare. E invece si possono fare. E io lo dico veramente a tanti cittadini che ci ascoltano: non permettiamo mai a nessun politico di dirci che non si può fare una cosa, perché io lo sto toccando con mano. Quando si vuole i soldi si trovano e quando si vuole le leggi si fanno, per proteggerci, per proteggere le fasce più deboli, per proteggere le persone che sono state massacrate in questi anni. Certo è che poi, per carità, sbaglieremo anche noi, non faremo tutto in maniera perfetta, però ci stiamo provando e dopo un mese già cominciare con questo. Cos'è che state facendo in maniera imperfetta? Ma per carità, nessuno, dico al contrario, nessuno dirà mai in questo governo siamo perfetti, siamo esseri umani, quindi mettiamo nel conto anche gli errori, per carità. Senta, per esempio i toni muscolari di Matteo Salvini sull'immigrazione hanno fatto arrabbiare qualcuno dei suoi, o meglio hanno fatto reagire qualcuno dei suoi. Roberto Figo a Pozzallo sabato scorso ha detto: io i porti li terrei aperti. Lei ha detto, esattamente come Matteo Salvini, sono sue opinioni personali, conferma? Ma soprattutto noi non abbiamo chiuso i porti in quanto tali, noi abbiamo chiuso i porti a navi che non stanno rispettando le regole nel Mediterraneo, che sono quelle delle organizzazioni non governative. Io proprio ad Agorà, circa un anno fa, sono venuto a raccontare la mia versione dei fatti sul tema delle ONG. Quindi proprio ha sbagliato voi, Roberto Fico, a dire quella cosa, no, che ha detto a Pozzallo? Roberto Fico, ma è una novità che Roberto Fico la pensi così. Io conosco Roberto da una vita, conosciamo il suo pensiero. Anche quando io mi sono espresso contro le ONG un anno e mezzo fa, anche in quel caso lui non era d'accordo. È l'opinione del Presidente della Camera, che io rispetto, ma il governo è compatto sulla linea di bloccare in questo momento l'accesso delle ONG ai nostri porti. Ma teniamo presente che le nostre navi della Guardia Costiera e della Marina Militare i salvataggi in mare li stanno facendo. Quando c'è bisogno di intervenire coordinando la Guardia Costiera libica, lo stiamo facendo. Ieri sera in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato un decreto che fornisce circa 20 nuove motovedette alla Guardia Costiera libica per pattugliare le coste, perché è la cosa più sana che si possa fare, in modo tale che i salvataggi li fanno direttamente i libici, che sono gli unici a poter riportare quelle persone sulle coste libiche. Perché se lo facciamo noi con le nostre navi è respingimento e non si può fare per i trattati internazionali. Se lo fa una nave con bandiera libica si può fare, e lì ci sono le organizzazioni non governative come l'UNHCR che aspettano, o come in questo caso sono rappresentanti dell'ONU, che aspettano le motovedette libiche che riportano i migranti sulla spiaggia e quindi sulla costa libica. Questo concetto qui è un concetto che noi affrontiamo anche come Movimento 5 Stelle da oltre un anno. Proprio voi, se non sbaglio, avete intervistato in esclusiva il procuratore Zuccaro oltre un anno fa, nella famosa intervista in cui diceva: c'è un problema sulle ONG. Ora, c'è un problema penale sulle ONG, questo lo dimostra la magistratura. C'è un problema di regole nel Mediterraneo, perché se la Guardia Costiera Libica dice ad una di quelle navi: dateci indietro i migranti che li riportiamo in Libia, e loro si ostinano a voler andare verso i porti italiani o verso altri porti, beh, questo è un problema. Un'ultima cosa sull'ONG. Nessuno avrebbe mai immaginato... Lei conferma la linea dura sulle ONG? Disse: sono taxi del mare... Guardi, io faccio solo... Tra l'altro ieri, mi scusi, finisco, ieri abbiamo intervistato il capitano della Open Arms, che in questo momento si sta andando verso Barcellona, perché Malta e l'Italia sono stati impediti. Insomma, ci ha raccontato che da quando il Mediterraneo è stato chiuso alle ONG, di morti in mare ce ne sono stati moltissimi. Ieri c'è stato un altro naufragio. Secondo me non bisogna utilizzare adesso i morti per questa polemica, perché ricordiamoci sempre che i morti in mare ci sono stati sempre, purtroppo, e noi per questo stiamo fornendo nuove imbarcazioni alla Guardia Costiera Libica, per evitarli.
non è che adesso ci vengono a dire che tutto a un tratto sono iniziati i naufragi. Cominciamo a mettere i puntini sulle i, perché utilizzare i morti contro il nostro governo. Quindi lei conferma nella che battaglia. Le ONG sono taxi del mare? Voglio dirle soltanto su questo che al di là delle espressioni c'è una differenza tra salvataggio e traghettamento. Il traghettamento è quando ti metti in prossimità della costa con un drone, vedi dove stanno arrivando i migranti, come funzionano queste organizzazioni, e poi senti lo scafista e ti fai portare i migranti sulla nave. Il salvataggio è quando un'imbarcazione lancia il Mayday perché è in difficoltà e sta rischiando di affondare e intervengono le navi o della Guardia Costiera Libica o a volte della Guardia Costiera Italiana. La cosa sull'ONG che secondo me abbiamo portato a casa noi come governo è che nessuno avrebbe mai immaginato che un altro Stato europeo potesse aprire i porti ad una di queste imbarcazioni. Oggi abbiamo la Spagna e Malta che le hanno aperti. Perché? Perché noi abbiamo cominciato a dire, guardate, siamo un paese accogliente da oltre 6 anni, non festeggiamo come gli spagnoli ogni volta che arrivano perché dovremmo fare una festa ogni 3 ore, però è il momento di cominciare a mettere insieme tutti quanti i paesi europei. Ed è successo, questa è una cosa che nessuno aveva ottenuto fino ad ora, nessuno. Senta, ieri la Commissione europea peraltro si è espressa su questo e ha detto che riportare i migranti in Libia è contro il diritto internazionale, date le condizioni inumane in cui vengono trattenuti. Io dico semplicemente una cosa sulla Libia. Quest'Unione europea, quando si decise di bombardare la Libia e di destabilizzarla, dove stava? Quando si decise di intervenire con i caccia e di lanciare le bombe su Gheddafi, dove stavano questi signori? Quando abbiamo avuto il problema della prima ONG, l'Unione Europea ha risposto: Italia e Malta risolvano il problema. Questo atteggiamento del farci la morale quando cerchiamo di risolvere un problema e lasciare a noi problemi quando chiediamo aiuto è l'atteggiamento che sta disgregando l'Europa. E infatti lo stiamo vedendo, cadono anche i governi più solidi sul tema dell'immigrazione. Perché... poi vedremo cosa succede in Germania. Secondo lei l'Ungheria di Orbán è un modello da seguire? Ma io credo che in questo momento i paesi che si stanno rifiutando di prendere quote dei migranti che arrivano nel sud, del sud dell'Europa non sono dei paesi solidali. Io non guardo a un modello, questi paesi per me non sono un modello, assolutamente, ma non sono un modello neanche gli altri come la Francia che fingono di fare i solidali e poi ci respingono i migranti a 20 miglia e chiudono i porti. C'è tanta ipocrisia. Il merito di questo governo, secondo me, con tutta l'umiltà del caso, è stato quello di portare alla luce, facendolo vedere a tutti gli italiani e gli europei, l'ipocrisia di questi paesi. Paesi che dicono all'Italia come devono gestire il fenomeno dell'immigrazione, ma non si sognano neanche per un attimo di ospitare una sola delle navi che noi ospitiamo ogni mezza giornata nei nostri porti. Senta, lei ha mai pensato, in tutta onestà, che la linea dura di Salvini in qualche modo sia stata a tratti esagerata? Penso a espressioni tipo il censimento dei Rom. Guardi, io ho conosciuto Matteo Salvini quando nessuno immaginava che queste due forze politiche si potessero mettere insieme. Ognuno di noi ha il proprio carattere, il proprio modo di fare. Finché ognuno di noi resterà se stesso, io con la mia personalità, lui con la sua, saremo autentici. E per questi cittadini o ci apprezzeranno o non ci apprezzeranno. Ma deve essere chiaro che io non chiedo di cambiare comportamenti, linguaggio, atteggiamento, perché tutti e due, Movimento 5 Stelle e Lega, sapevamo chi era l'altro quando abbiamo deciso di metterci insieme in questo governo. La cosa che ci tiene uniti è un contratto di governo. Abbiamo messo insieme dei punti e adesso li stiamo realizzando, come nel decreto. Quindi è un matrimonio destinato a durare? Ah no, questo no, io non parlerei di matrimonio, questo è un contratto politico per portare avanti un governo tra due forze politiche che insieme hanno oltre il 60% del gradimento degli italiani, che non è una cosa da poco. La devo salutare, però le voglio fare un'ultima domanda. Che peso ha adesso che voi siete arrivati al governo Beppe Grillo? Perché nelle ultime settimane mi sembra di averla sentita lei, Di Maio, smentire quello che ha detto Beppe Grillo. Ma secondo me è un gioco. Per esempio sull'Ilva, no? Voglio dirle una cosa, è un gioco che si fa tra me e Beppe Grillo. Beppe Grillo, vi posso assicurare, è una di quelle persone che ha una curiosità che è invidiabile. Ha oltre 70 anni, ha la curiosità di un bambino. Studia e racconta cose che succederanno tra 10 e 15 anni e ci ha sempre preso. Quando parlava delle stampanti 3D, quando parlava di Parmalat, ve lo ricorderete. Solo che ogni volta che lui lancia una sua idea,
mi si viene a dire, ma allora lo farete? E io rispondo una cosa che non è in contraddizione, non è nel contratto, apriti cielo, polemica tra Grillo e Di Maio, Di Maio smentisce Grillo, no, noi abbiamo un contratto di governo in cui con la Lega ci siamo detti questo si può fare, questo no, punto, tutte le idee sue, che poi sono idee anche che faccio mie sul futuro, sulle nuove tecnologie, sui lavori, sono quelle che devono stimolare non solo questo governo, ma la politica in generale, perché su questo vi assicuro che è incredibile. Quindi diciamo, oramai il guru, diciamo così, del Movimento 5 Stelle è il contratto di governo, non più Beppe Grillo. Ma no, assolutamente. Semplicemente stiamo facendo un governo, quello che si può fare nel contratto, e c'è da lavorare per i prossimi 5 anni, tra legge Fornero, e di cittadinanza, flat tax. Dice telegrafico che farete sull'Ilva? Io oggi incontro i commissari, le do questa notizia, e dopo aver letto 23.000 pagine, mi manca ancora qualcosa, di tutti gli atti dell'Ilva, faremo il punto e capiremo come muoverci nei prossimi Ma l'orientamento giorni. Qual è? Chiuderla oppure no? Guardi, l'orientamento è garantire due diritti, il diritto al lavoro e il diritto ai cittadini di Taranto di respirare, che è un diritto non scontato di questi tempi a Taranto. Va bene, grazie davvero di essere stato con noi, Luigi Di Maio, grazie. Ministro del Lavoro e lo Sviluppo Economico e Vice Premier.